Raga, io de mio non bestemmio mai. Non so perché mi dà fastidio bestemmiare, però non voglio bestemmiare manco stavolta. Ma ci avrei una cosa da chiedere a tutte e 365 i santi del calendario. Ma secondo voi è una cosa normale arrivare alle 10:40 in un negozio, un mercatino dell'usato, a mezzogiorno e 20 ancora tua moglie quando la chiami e dice: mosso, arrivata. No, fatemi capire. Lo chiedo a tutte e 365 i santi. Prima che vi scendano tutti quanti insieme con una frase sola. Ma come si deve da fare? È uscita all'1:20 e a sua discolpa non ha saputo di niente. Ha detto che non ha visto niente. L'ho disturbata subito all'1:20. Roba che là ha detto: se chiude, hanno dovuto cacciare fuori. Hai capito? Comunque ci siamo presi due dolci buoni, con la crema, il pistacchio e quant'altro, e due caffè in pieno centro, che qua siamo in pieno centro, siamo vicino a Viale Regina Margherita, quindi mo siamo, ci siamo un po' spostati da Termini. Due dolci e due caffè in un bellissimo bar che fa anche la trattoria all'aperto. Abbiamo pagato 3,80 euro, quindi 1 euro il dolce e 80, 90 centesimi il caffè. Questo per farvi capire che non è vero che vive a Roma è caro. Vive da noi al sud comincia a essere caro. Ragazzi, ci troviamo nelle zone di via Alessandria, siamo alla ricerca di una sala a biliardo perché mia moglie è andata dal medico. Io sono venuto a passare un par d'ore, quindi mo andiamo a trovare questa sala a biliardo. L'ho trovata col navigatore con la Fibis e passiamo qualche oretta. Niente raga, la sala era molto bella. Comunque non c'ha biliardi internazionali e quindi andiamo all'MBM biliardi. Raga, sono venuto all'MBM biliardi. Spero che qui mi faranno fare due tiri. Che dici, no? Neanche qui ho avuto fortuna, che il gioco delle 5 birilli e la goriziana a Roma è poco sfruttato e quindi non ci sono giocatori. Raga, passando il quartiere San Lorenzo siamo arrivati poi alla zona dell'Università La Sapienza. Attraversando l'Università La Sapienza siamo venuti in una zona storica di Roma, anche se a qualcuno non piacerà. Però raga, questa fa parte della storia di Roma e io ho portato a Villa Torlonia. Eh sì, a residenza del Duce. Ma Villa Torlonia è un posto importante, storico per Roma. Ragazzi, quante persone meravigliose incontro. Ho incontrato un signore anzianissimo e parlando di Villa Torlonia mi raccontava che lui personalmente ha fatto delle proposte, che lui è un ingegnere, un vecchio ingegnere, delle proposte architettoniche, progetti architettonici al Duce in persona e al suo consigliere. E poi però non fu approvato il suo progetto perché a quei tempi il Duce non aveva più i fondi disponibili da spendere per fare quello che diceva lui. Capite quanta storia si può respirare attraversando Roma? È incredibile, ragazzi. Se non ci venite almeno una volta nella vita vostra. Pensate che negli anni 900 Benito Mussolini pagava un affitto di una lira al principe d'Orlonia qua, una lira l'anno, proprio di che pagava l'affitto. Hai capito? Villa d'Orlonia.
Bellissime le canne di bambù. Che spettacolo. Mamma, che spettacolo è! Sembra la casa di Hansel e Gretel. Era un po' visionario questo principe d'Orlonia, eh? Lui era un pazzerello. Era un po' visionario, bellissimo. Sì, no, ma che scherzo, Là mi dicevano che questa casa praticamente è costruita dal principe d'Orlonia, questa come tante altre costruzioni tutte intorno alla villa patronale dove stava poi il duce negli anni, gli anni inizio Novecento. Gli diede la possibilità di soggiornare lì? Sì, una lira l'anno pagava d'affitto. Sì. Madonna che affitto. E queste sono queste case. E lui si era ritirato qua. Il principe? Sì. Viveva in questa casa fiabesca in stile Hansel e Gretel. Sì. Che attualmente mi dice una signora che c'è un museo del vetro praticamente. Quindi purtroppo, come tutte le cose, siamo sfortunati e il cancello è chiuso. Esatto. E quindi ragazzi non ve lo posso far vedere. Mi tocca ritornare un'altra volta a Roma, al prossimo video, e farvi vedere dentro. Sì, deve tornare. Casina delle civette. Non so se si legge dal video. Andiamo velocemente verso un altro edificio che si chiama Serra Moresca e dovrebbe essere ancora più bello di questa costruzione. Molti di noi vivono a Roma e non vengono a vedere tutto ciò che c'è dentro questa città, impressionante. Se capitate da queste parti, ragazzi, un giro a Villa d'Orlonia ve lo dovete fare assolutamente. Sì, purtroppo è chiuso e non ve lo posso far vedere da dentro. Questi sono tutti i vetri cattedrale. È un'altra costruzione in stile arabo. E abbiamo finito anche il tour di Villa d'Orlonia, bellissimo. Mo ho spiegato poco la storia, poi c'è Google, c'è Wikipedia, quello che volete voi, vanno a bella studiare, ci stanno i libri di storia, vanno a bella studiare. Io non sono un professore, sono solamente un romano che ancora prova gusto e prova emozioni a girare queste meraviglie che solo a Roma potete trovare, raga. Raga, a Roma ci sono stati tanti personaggi importanti e di spicco, ma uno in particolare è Roma. È uno di questi in particolare che rappresenta Roma, è uno solo, è l'Albertone, l'Albertone nazionale. Io mi porto a Villa Sordi, a casa d'Alberto Sordi. Questa è la casa d'Alberto Sordi, raga. Questa è la villa d'Alberto Sordi. Certo non ve la posso far vedere dentro, a parte che è tutta chiusa. Poi insomma manco, boh, ma che è diventato un museo? C'è qualcosa scritto sul cancello, ma andiamo a vedere. È diventata casa museo di Alberto Sordi. E te lo meriti tutto, Alberto. Te lo meriti tutto, Alberto. Se era scelto proprio una casa spettacolare, Alberto era sempre un uomo di grandi gusti. Vi rendete conto dove stiamo? Noi stiamo praticamente alle Terme di Caracalla. Proprio alle spalle delle Terme di Caracalla. Andando verso destra imbocchiamo per San Giovanni. Guardate che villa che ci aveva. Non me ne voglia nessuno. Ma non esiste una città come Roma, raga. Ma dovete perdonare, sì, sarò che sono romano, sarà che sono romano, sarà romanità, non lo so. Ma un'altra città come Roma non la troverete mai nella vita vostra. Ogni angolo di Roma, ogni breccolino di Roma, ogni sassolino, ogni pezzetto d'asfalto, ogni San Pietrino respira e vi racconta una storia. Respira e vi racconta la storia. No, no, c'è niente da fare, Roma non si batte. Perdonatemi sto sfogo, ma Roma non si batte. Supplì, filetto del baccalà, ma cambia la Roma. È scattato l'allarme ed è proseguito per tutta la giornata lo sgombro delle sale. Dopo che in tavola di trattativi in questo ore, la
E sono tornato, però mi sono fatto un pomeriggio a girare Roma, a girare i posti che mi piaceva visitare. L'ho potuto fare perché stavo da solo, non c'avevo rotture di scatole, non volevo andare a Napo e... Quanto è bella Roma, quanto è bella Roma, ragazzi. Ragazzi, mia moglie è tornata, noi siamo partiti, anche questa avventura romana finisce qui e quindi prendiamo la strada di casa e ci vediamo... Se non succede niente al prossimo vlog o alla prossima clip o alla prossima, ma che oggi mi c'è la prossima o al prossimo vlog o alla prossima clip, non lo so. Comunque per ora ciao. Dream.